stato pontificio che si trova a Kassel, o a Kassel. Gli spagnoli che sono in guerra contro gli olandesi. Potrei annettere Normandia. Quella volta mi sa che accettare questo vassallo proprio da questa parte del... è proprio un pericolo assurdo. Anche se provare a conquistare la Bretagna potrebbe far sì che io avrei uno spiraglio nel nord Europa, e quindi annetterlo potrebbe essere una cosa interessante. Sarebbe un trampolino di lancio per l'Oceano Atlantico e soprattutto il Mar Baltico. Boh, però sarà molto difficile gestirlo, è parecchio distante dai territori nazionali. Praticamente siamo senza uomini, senza riserve. Andrei a migliorare un po' la relazione con qualche staterello dall'altra parte, fedeli. Sono stati abbastanza consistenti, ci sono ovunque praticamente. La Corea anche non scherza. Shiba forse prenderà presto il controllo del Giappone e unificherà. Siamo nel 1670 quasi. Terra australe conquistata da i spagnoli, presumo, sì. Sì. La Plata Bretone. Ciarca. Ancora ci sono dei nativi in Sud America. Carib. Mentre qui non... Ah, c'è Xiu. Qualche nativo, quindi, ragazzi, ancora se la disputa. Poi Pueblo sono diventati molto vasti. 5 territori. Forse sono, se la battono con gli Arapaho, che hanno molto territorio. Beh, adesso gli Stati Uniti d'America si allargheranno nelle loro terre, per forza. Gli haitiani sono, se la passano bene, sono alleati con gli spagnoli, però sono indipendenti, presumo. Hanno un consiglio di reggenza. Sono rivali degli Stati Uniti. Allora, andiamo a controllare di nuovo in Europa, andiamo a cercare di migliorare un po' le cose, perché abbiamo perso diversi claim col Marocco, quindi mi toccherà nuovamente richiederli. Prestigio ne abbiamo. Vabbè, perdiamo 10 di prestigio. No, troppo avanti. Andrei a creare quindi un po' di sviluppo militare in certe zone. Quindi già siamo a 5 qui, 7. Spendiamo un po' di punti, ragazzi. Tutto commerciale. Va bene così. Adesso tocca agli altri. 150 con l'Austria. 47 sta aumentando ancora. Offerta di prestito. Non gli interessano i prestiti, mi sa. A zero interesse neanche. Proviamo a farlo con la Gran Bretagna, magari hanno bisogno. Quindi offerta di prestito, denaro. Meno 100, quindi non ne parliamo nemmeno. Forse con gli alleati accettano i prestiti. Assumo no. Ultimo tentativo con no. Nessuno, ragazzi, accetta un prestito. E che dobbiamo migliorare? Andiamo a migliorare le relazioni con l'Austria, cioè sono speciali. Alleanza che dura praticamente da secoli.
detto grazie. Andiamo a vedere qui se riusciamo a... Allora, perdiamo 10 di prestigio, ma otteniamo lealtà. Ci sto. Siamo tutti a livelli ottimali, ragazzi, straordinari. Andiamo a recuperare le nostre terre in Africa. E andatevi a unire alla flotta Venezia. Stiamo perdendo un sacco di rivendicazioni, porca miseria. Ne facciamo di nuove con Costantina, con la Tunisia. Sono pochi, ragazzi, su un massimo di 115.000 sono pochissimi. La guerra con la Francia ci è costato tantissimo, devo dire, una guerra inutile per noi perché praticamente non abbiamo guadagnato nulla. Porca miseria, Savoia, mi dovrei liberare di qualche vassallo. Mi becco pure la perdita di stabilità. Tunisi, ragazzi, ci vuole 300, perché ha praticamente Berber Traditions che mi incrementa del 50%. Tunisi sarà una delle ultime che magari andrò a rivendicare, effettivamente a rendere nazionalizzare, scusate. Sottost. Allora, fino a quando avrò 80, 10 anni, ho il tempo per andare nuovamente a fare del male ai marocchini e allargarmi ancora in Africa, anche se mi interessa anche parecchio la Svizzera, conquistare Novara, Vallese e Vaud. Oppure Milano, che è alleato con Francoforte e Sassonia. Sono tutte delle regioni papabili. Certo, meglio di quella africana, ovviamente. Adesso io non mi interessa. Ok, ragazzi. Con Milano, che cosa ho? Rivendicazione di Milano e Mantova, presumo. Mi manca soltanto Brescia. Milano, fino a quanto ce l'avrò? 6 anni. Mentre 4 anni. Brescia, non so in quanto tempo farò la rivendicazione, quindi presumo di attaccare subito. Per Novara invece 72, quella più rapida. Quindi mi sa che la Svizzera è alleato con Assia, Munster e Lussemburgo. Dichiariamo guerra, tutti potrebbero accettare di entrare in guerra in cambio di 10 favori. Vabbè, mi chiamo soltanto, facciamo così, mi chiamo Laos di Ungheria, che già è bella tosta, e basta, non mi chiamo la Spagna e l'Austria. Provincia di richiesta Novara, sì. Conquista la provincia di Novara, parte. Allora, cosa cambia? Allora, 79 espansione progressiva, 75, generale. Non mi cambia assolutamente nulla. Conquista la provincia di Novara, l'obiettivo di conquistare la provincia di Novara.
De Savoiardo col gol. Ah, a favore di Savoia. Non ci avevo riflettuto, ragazzi. In questo caso è per cederla a Savoia. Effettivamente potrebbe essere interessante, perché in quella maniera, conquistando territori per Savoia, potrei assolutamente, una volta poi nazionalizzato, quindi assorbito, annesso il vassallo Savoia, risparmierei sui punti di nazionalizzazione appunto della provincia. Quindi magari la facciamo appunto così. È protetto, fa parte dell'impero, verrà protetto da Boemia. Vabbè, Boemia non è che mi fa tanta paura, anche perché qua è scritto che non accetterà sicuramente di entrare in guerra, ha paura. Ok. Ragazzi, chiedete di sfondare subito, quindi leader non ne abbiamo. Scarsissimo, devo dire, scarsissimo. Dai! Massacrati. Dove vai a Novara? E la sua fine è Cuneo, ragazzi. Hanno un leader abbastanza potente, infatti hanno avuto Dalbenga. Ok. E qui si conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social ed ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!